tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Sono 4 ragazzi di origine moldava gli autori dei furti e i danni delle imbarcazioni al porto di Fano. A restituire la refurtiva è stata la sorella di uno dei giovani. Paura a Fano, ragazza si lancia con il paracadute e finisce sul tetto di una casa. Bevono soda caustica e finiscono all'ospedale. Indagato il titolare di un pub di Pesaro che ha confuso uno sgrassatore con l'acqua minerale. Celebrata a Fano la festa del santuario di Madonna Ponte. La pioggia non guasta le festività pasquali, fanesi e turisti affollano i luoghi d'arte della città di Fano. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai titoli, sono stati identificati gli autori dei furti messi a segno in due pescherecce al porto di Fano. Si tratta di 4 ragazzi, di 4 giovani moldavi che ora sarebbero disposti a lavorare a bordo del motopesca Tartan come risarcimento dei danni arrecati. Sentite. Notte brava per 4 giovani moldavi che hanno confessato di aver rubato in 2 imbarcazioni al porto di Fano, il motopesca Tartan e la barca Bonfai X ormeggiate alla banchina numero 13. I ragazzi, tra cui un minorenne, raccontano di aver agito giovedì sera intorno all'una senza rendersi conto di quanto stavano facendo perché erano ubriachi. Ad accorgersene però è stata il giorno successivo la sorella di uno di loro che, oltre ad aver ritrovato la merce rubata nell'auto di sua proprietà, ha notato l'appello lanciato dall'armatore e dal comandante del motopesca Tartan affinché gli venissero restituite almeno le autorizzazioni necessarie alla pesca. Oltre ai documenti, però, i ladri avevano portato via anche 2 monitor, i computer di bordo e attrezzatura varia per un danno complessivo di circa 30.000 euro. L'appello del comandante era stato raccolto anche dalla nostra redazione. La gente magari si trova questa borsa rossa, quei documenti o anche documenti vari sparsi in giro con cose dai. La motopesca e motopesca tartane sono cose importanti per noi, che poi ci vuole molto tempo e finché non avremo questi non possiamo uscire in mare. Ci sono 5 famiglie che lavorano a bordo e bisogna stare a casa. Il giorno successivo all'intervista, la donna di nazionalità moldava da tempo residente a Fano ha contattato Vergoni sui social network e tramite lui l'armatore Antonio Gaudenzi. L'intento era quello di restituire la merce rubata. Da questo contatto i carabinieri di Fano hanno sviluppato una serie di accertamenti e di servizi di pedinamento con l'ipotesi che questa donna potesse essere coinvolta direttamente nel furto. Il primo incontro con l'armatore, che è stato monitorato dai militari, è avvenuto sabato sera alla stazione ferroviaria, dove la donna ha restituito la borsa contenente la documentazione rubata. Poi, la mattina di Pasqua, i carabinieri in borghese hanno pedinato la moldava mentre era in compagnia di altri 3 giovani. I ragazzi hanno prima caricato sulla sua auto il resto della refurtiva e poi si sono diretti al porto, dove hanno restituito l'attrezzatura rubata a Vergoni e a Gaudenzi. Pochi minuti dopo, però, i militari li hanno bloccati e identificati. Si tratta di 2 ventenni e un 18enne residenti a Fano. Dalle indagini successive è stato rintracciato il 4º componente del gruppo che aveva partecipato al furto, un 17enne residente in città. I giovani, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica e a quella minorile, hanno ammesso le loro responsabilità e per risarcire i danni provocati sarebbero disposti a lavorare a bordo del motopesca. E Vergoni, il comandante del Tartan, ci ha comunicato che ritirerà la sua denuncia. Adesso cambiamo argomento. Brutta avventura ieri a Fano per una allieva di paracadutismo della scuola fanese perché è atterrata sul tetto di una casa. La ragazza per fortuna sta bene e assicura che continuerà a praticare questo sport estremo. Servizio di Lino Balestra. Sono tranquillamente sul divano che guardano la televisione, poi un tonfo sordo sul tetto della casa. Qualche momento di smarrimento per capire cosa fosse ed arrivano i vicini di casa per avvisarli che qualcuno è atterrato sul tetto della loro abitazione. Protagonisti di questo insolito pomeriggio di Pasquetta, 2 anziani di via Osimo a Fano ed una paracadutista che, per l'entusiasmo del suo primo lancio, è finita fuori dall'area di atterraggio dell'aeroporto fanese.
Tutta una volta mi sento un gran botto, ma tremendo è stato. Sento, ma che cavolo hanno fatto, no? Guardo dalle finestre, non vedo niente. Poi vedo sto ragazzo qua su che veniva giù di corsa. E gli dico, ma sta senti cosa è successo? Mi fa, guarda sul tetto tua. Vengo fuori, me la vedo la persona. E quindi era legata? Era legata, il paracadute era tutto di fianco. E lì invece lei era rimasta, però non tanto indentro nel tetto. Ah, quindi... Chissà se mi avrà rotto anche qualcosa. Però stava bene, diciamo. Aveva avuto paura, lì per lì ha detto che aveva sonno. Ha detto, c'ho un gran sonno, non dormire, perché i figli dell'ambulanza ci hanno detto che non doveva dormire. Però lei dopo si è messa seduta, faceva male una caviglia. Molto trambusto quindi, e ben presto, oltre ai tanti curiosi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Fano e i sanitari del 118 per prestare soccorso alla sventurata paracadutista, che non ha riportato gravi conseguenze se non una lieve distorsione alla caviglia e qualche momento di smarrimento. Sarebbe potuto andare anche peggio però, dato che a poche decine di metri dal punto d'impatto c'è un traliccio dell'alta tensione, anche se gli atleti sono preparati ad affrontare queste situazioni, come ci conferma il presidente della scuola di paracadutismo di Fano. Tutti i paracadutisti vengono allievi, in special modo vengono istruiti in maniera tale che se si trovano al di fuori dell'aeroporto, quindi ci sono degli ostacoli, sanno come devono comportarsi. È chiaro che si tratta dei primi lanci, però noi cerchiamo in tutte le maniere di istruirli al meglio. Quindi lei di fatto insomma ha avuto una, secondo me è stato più l'entusiasmo del lancio stesso, perché non ci sono altri motivi per cui si sia ritrovata così in quella posizione, ecco. Quindi sia che fosse stato il tetto della casa o comunque un campo lì vicino, comunque sarebbe stato un atterraggio in sicurezza? Assolutamente sì, tant'è vero che ribadisco, noi operiamo su Fano ormai da oltre un ventennio e credo che sia questo il secondo episodio di un allievo paracadutista che finisce al di fuori dell'aeroporto. Il titolare di un pub di recente apertura nel centro di Pesaro è indagato per lesioni colpose gravissime dopo che due giovani di 19 e 20 anni sono stati ricoverati in ospedale per aver ingerito nel suo locale soda caustica. I due ragazzi avevano chiesto una bottiglia d'acqua. La cameriera, senza accorgersi di nulla, avrebbe portato invece una bottiglia che il titolare aveva riempito con uno sgrassatore per la lavastoviglie, lasciandola vicino ad altre bottiglie contenenti effettivamente acqua minerale. Appena bevuti alcuni sorsi, i due clienti si sono sentiti male, corsa in ospedale, gastroscopia e terapia per arginare i danni all'apparato digerente. Ora le loro condizioni stanno migliorando, il pub intanto è stato chiuso. Ancora cronaca, un'anziana signora è stata ritrovata morta ieri sera nella sua abitazione in via Fosso Sant'Orso a Fano. A dare l'allarme intorno alle 23.15 è stata una parente che non riusciva a contattare la pensionata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Fano che, dopo aver aperto la porta d'ingresso, hanno ritrovato il corpo senza vita della donna. Il decesso potrebbe essere stato causato da uno scompenso cardiaco. È stata celebrata a Fano la festa della Madonna del Ponte Metauro, un evento che si svolge come da tradizione ogni martedì dopo Pasqua. Tutte le volte mi mette anche un po' così nell'angoscia, nella preoccupazione, e tutta una volta, ogni volta è anche una sfida alla mia fede, perché non pensavo che anche oggi tanta gente venisse qui, ma anche con spirito buono, perché al di là della festa, insomma, fuori porta, tantissima gente che si è confessata, no? E ho visto una partecipazione, ho visto che questo santuario è ancora molto vicino al cuore dei fanesi, anche molti ragazzi ho visto. Un programma nutrito, ci sarà un momento anche solenne con la visita del Vescovo qui alla santuario. Sì, abbiamo avuto praticamente le messe a cominciare dalle 7:30 tutte le ore. Poi si concluderà, diciamo, tutto con la solenne celebrazione di Sua Eccellenza Monsignor Trasarti, il nostro Vescovo, e anche di tanti sacerdoti che verranno qui
perché tra l'altro anche molti sacerdoti sono di queste parrocchie, non ultimo due vescovi, no? Il vescovo Monsignor Tonucci e anche Monsignor Deglio Lucarelli, che facevano parte di questa nostra parrocchia, che ha dato quindi molto alla chiesa locale. Poi altre manifestazioni e questa pesca di beneficenza che facciamo per sostenere l'attività della Caritas, è un momentaccio, no, per i poveri che bussano qui, quindi abbiamo pensato, no, di così fare qualche cosa per la Caritas parrocchiale. E poi c'è questo concerto alle ore 16. Siamo contenti di quello che portiamo avanti in questo tempo. E durante le festività pasquali sono stati in centinaia i fanesi e i turisti che hanno visitato i siti culturali di Fano aperti per l'occasione. Il periodo delle festività pasquali è sempre stato un termometro per chi amministra le città per valutare lo stato di salute del proprio territorio dall'ottica dell'appetibilità turistica. Se questo è stato un test un po' viziato dalle previsioni del tempo non molto incoraggianti per le partenze dell'ultimo minuto, per quanto riguarda le prenotazioni, gli alberghi hanno fatto registrare il quasi tutto esaurito, in stragrande maggioranza ad opera di famiglie, come ci conferma l'Associazione Albergatori, che non ha ancora i numeri pronti, ma che mostra elementi di soddisfazione. Chi ha i numeri certi, invece, non nasconde il suo compiacimento, è l'assessore alla cultura e al turismo Stefano Marcheggiani, che dopo un'ottima sensazione a pelle nel fine settimana, stamattina mostra numeri di tutto rispetto per le visite ai gioielli di famiglia, grazie anche alle aperture straordinarie predisposte. San Pietro in Valle 400 ingressi, Rocca e Bastione segnano altrettanto. Sono dati molto interessanti perché registrano un cambio di tendenza, più gente in giro, quindi ci fa sperare anche un po' una ripresa economica, ristoratori che hanno lavorato e curiosità per le nostre collezioni, molta gente è entrata a museo, come si diceva prima, pagando peraltro. L'organizzazione nella città di tutti i monumenti aperti ha premiato indubbiamente, perché c'è stato un motivo di interesse perché volesse mettere in cammino, molti sono entrati anche per visitare la corte malatestiana dall'esterno e quindi unire alla passeggiata tradizionale un momento di riflessione e di contemplazione dello spazio. Tanta gente al Bastione San Gallo grazie all'attività di lettura e di animazione per i bambini, quindi famiglie ma anche turisti, prevalenza ci dicono dati italiani, ma adesso stanno arrivando i turisti. Siamo all'inizio di un percorso che va intensificato investendo nel museo, innanzitutto nei lavori di restauro, come vedete questa mattina ci si occupa delle finestre che non sono manutenute da tanti anni, partiranno i lavori di impermeabilizzazione e, come dicevo tempo fa, approvato il bilancio nella scorsa giunta, saremo in grado di affidare un incarico per il rilievo architettonico del museo come è stato fatto. Questo ci consentirà di attivare dei progetti di rilancio. Altro sito gettonatissimo è stato il museo archeologico e pinacoteca del Palazzo Malatestiano e la sua splendida corte, i cui visitatori hanno trovato, oltre ai reperti romani, una esposizione temporanea a tema pasquale. È un legno dipinto e è di proprietà della Congregazione di Carità. Oltre a questo c'è la bellissima deposizione che è un dipinto che viene dalla chiesa di San Pietro in Valle, esattamente dalla Cappella del Crocifisso, e del pittore Vitali. Segue il classico Cristo portacroce di scuola veneta e poi io mi fermerei un pochino su questo, che è un piccolo dipinto di un olio su rame, particolarissimo perché anche sia la tecnica che la consistenza della superficie sulla quale è stato poi dipinto, ed è un di scuola tedesca, e questo qui è stato lasciato ad un lascito che è stato fatto, una donazione che è stata fatta al museo. Tra l'altro l'espressione artistica di questo museo è a costo zero. Sì, le mostre che sono state organizzate, quelle sugli angeli dorati per Natale e questa sul Sacro Volto, i crocifissi lignei che avete visto, sono frutto del grande sforzo e la grande capacità di iniziativa degli operatori del museo, la dottoressa Mignani che vi ha illustrato prima le opere in primis, e quindi si cerca di fare economia con il fondo archivistico del museo e mettendo in valore quelle opere che possono essere contestualizzate nelle feste e quindi che attirano maggiore attenzione.
Invece il presidente degli alberghi consorziati Luciano Cecchini ha annunciato che la città di Fano nei mesi estivi tenterà di battere un nuovo record del mondo. Sentite quale. Stiamo lavorando sia con Torrette, perché visto che da noi quando parliamo di turismo parliamo delle spiagge di Torrette, perché c'è molto campeggi, e stiamo provando di fare la pista più lunga del mondo del Giro d'Italia, ma non la pista in bicicletta, ma il gioco di una volta con le palline. Siamo in fase embrionale, grossa collaborazione dei Bagnini, la Proloco, stiamo tutti avendo un bel successo, perché è qualcosa che ci teniamo. Ecco, pensate di organizzarla per la prossima estate? Per quest'anno dovremo aprire, si può dire, con il botto. E non è detta che ci saranno anche dei nomi eccellenti del ciclismo a giocare con noi e con le palline. Ma quindi ad un basso costo sarà possibile far parlare della città di Fano in tutta Italia? Non un basso costo, a costo zero. Qui si parla molto di volontariato, avremo alcuni sponsor che sono già interessati a questo evento, ma quello che ci interessa è la partecipazione sia del bambino che del ragazzo di 93 anni che giocherà con noi con le palline. E ottimo risultato per la scuola maestre Pie Venerini di Fano, che ha partecipato a un concorso nazionale dedicato alle energie rinnovabili. Si è classificato al primo posto nella sezione evento mediatico più comunicativo il circolo didattico paritario Maestre Pie Venerini di Fano, che grazie alle fonti di energia rinnovabili è il primo istituto della provincia interamente alimentato da energia pulita. Gli alunni, inoltre stimolati dall'enciclica di Papa Francesco e dal progetto denominato Il Sole in Classe, hanno fondato l'associazione studentesca Il Sole in Padella, che si prefigge di organizzare cene all'interno della scuola cucinando solo prodotti a chilometro zero. Grazie a questo concorso promosso dall'ANTER, l'Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, l'istituto ha vinto una fornitura elettrica gratuita per 12 mesi. E abbiamo vinto questo premio attraverso un video che abbiamo realizzato con i nostri bambini, con il quale abbiamo raccontato come abbiamo realizzato questo progetto di educazione all'utilizzo delle energie rinnovabili. Progetto che avete racchiuso anche in uno slogan. Sì, esatto, abbiamo voluto dirlo così: educhiamo oggi i piccoli costruttori del creato, che domani saranno i custodi del creato. L'istituto però ha organizzato anche un'altra iniziativa, si tratta di una mostra. Sì, esatto, dal 2 al 10 aprile nel chiostro della Basilica di San Paterniano qui a Fano allestiremo una mostra sull'anno della misericordia, una mostra che raccoglie delle immagini artistiche italiane molto importanti e dei testi di Papa Francesco e di Nicolino Pompei che aiutano a comprendere che cos'è il giubileo e il giubileo della misericordia. E domenica 3 aprile invitiamo tutti ad un incontro che faremo qui nell'aula magna della nostra scuola, è un incontro di presentazione e di approfondimento della mostra. Interverrà il professor Nicolino Pompei, che è autore di molti dei testi della mostra stessa, e sarà presente anche il vescovo di Fano, Sua Eccellenza Monsignor Trasarti. E la mostra è arricchita anche da un laboratorio didattico dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole, ed è l'ingresso alla mostra è interamente gratuito, per cui abbiamo contattato un po' tutte le scuole di Fano per poter partecipare a questa iniziativa nelle mattinate dal 2 al 10 aprile. E al Santuario del Beato Sante questa mattina è arrivata la quarta tappa della 36esima settimana cicloturistica internazionale organizzata dal gruppo Albergatori di Gabicemari. Partecipanti, in prevalenza tedeschi, austriaci e belgi, hanno avuto l'occasione di assaporare anche alcune eccellenze della nostra gastronomia, come la crescia di Pasqua accompagnata da porchetta e vino. La responsabile ufficio informazioni Letizia Vincenzetti ha ringraziato la Proloco di Monbaroccio e il presidente Bartocetti per la accoglienza ricevuta. Domani invece, mercoledì 30 marzo, il gruppo di cicloturisti arriverà alle 10.30 in piazza Rinascimento Urbino per una sosta e una visita alla città.
Sarà invece la cantante israeliana Noah ad aprire in anteprima il 22 luglio la 24esima edizione di Fano Jazz by the Sea, che si svolgerà dal 24 al 31 luglio prossimi. 4 i concerti previsti al Teatro della Fortuna, 3 invece quelli ospitati alla Corte Sant'Arcangelo. I biglietti saranno in prevendita online a partire da giovedì 31 marzo sul sito vivaticket.it. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.